Quando tornavo dalla scuola, dopo mangiato andavo in giardino. Tagliavo i fiori per conto mio, li mettevo tutti in fila. Poi chiamavo mia mamma. Mamma, vieni a vedere che bei colori. Fino da bambino non ho mai festeggiato il mio compleanno. E da quando ero piccolo a oggi, che ho 90 anni, il 2 dicembre sto sempre solo. Come sta affrontando questo nemico invisibile? Io sto molto attento, cerco di non uscire mai. Delle volte uscivo per andare a vedere una mostra, uscivo per andare a un concerto, uscivo per andare all'opera. Adesso tutto questo lo dimentico, l'ho dimenticato. E mi dispiace perché faceva parte della mia vita, della mia cultura. Disegno, ma talmente tanto perché mi è venuto poi una specie di follia di ricordi. Allergico alle mode, all'appellativo stilista, l'esordio a 20 anni nel 1950. Un anno dopo sfila a Firenze. Rivoluzionario Roberto Capucci, genio del colore e della costruzione dell'abito, lavora nel suo atelier di Roma. Nel 61 apre anche a Parigi, che lascerà 7 anni dopo. 70 anni di creatività mai interrotta e che continua ad arricchire l'archivio storico della sua fondazione. Creatività esibita sulle passerelle fino al 92, quando decide di avvicinarsi sempre di più all'arte. Primo sarto di alta moda a partecipare alla Biennale di Venezia, primo ad entrare nei musei. Non si contano le mostre nelle più importanti città del mondo. Come definisce Roberto Capucci? Ma io, guardi, mi definisco un artigiano o creatore. Non voglio i titoli, poeta, architetto, ma a che servono? Io faccio il mio lavoro con amore, perché era quello che volevo fare e l'ho fatto fino adesso a 90 anni. Allora, quanti anni sono? Dal 50 a oggi tanti. Però mi ha dato la gioia di vivere. Venendo da un liceo artistico, Accademia di Belle Arti, non mi interessava fare il bel vestito solo. Mi interessava fare una cosa in più, diversa, che era una cosa più architettonica, più costruita. Infatti la collezione che feci nel 58, quadrata, in Italia me ne dissero di cattiverie talmente tante. L'America all'Oscar della moda perché era la più bella collezione dell'anno. Sono arrivato a questi costumi, a quasi 500 disegni, grandi così. Guardi da dove prendo gli schizzi. Poi quando mi interessa uno, ci faccio il rosso, che vuol dire che l'ho fatto. Sono idee brutte, però ci capisco solo io. È tutto in codice. Questo tipo di figura, da quale pensiero sbuca? Cuore e testa. Scrive anche? Diari? Diario lo faccio tutti i giorni, dalla mattina alla sera. Poi scrivo, giornata carina, sotto il finale. Qual è il colore prediletto di Roberto Capucci? Io ho fatto uno studio sul viola, che sta bene con tutti i colori. E l'adoro per questo, perché mi dà una forza, un colore ambiguo, un colore violento. La
La scelta e il privilegio di vestire donne di rango, ma soprattutto con grande personalità. Nel 68 crea i costumi per Silvana Mangano, che recita in Teorema di Pasolini, una folgorazione. Veste Raina Kabaevanska, Franca Valeri, amica del cuore. Nel 1986 è a lui che Rita Levi Montalcini chiede l'abito per la cerimonia del Nobel, il primo di una lunga serie. Era una donna piccolina, magrissima, perché era un... uno scricciolo. Un gioco di donna. Una vita così, spalline così, fianchi erano dritti. E lei, quando vede il disegno che io ho fatto per il Nobel, disse: perfetto per me. Erano colori caravaggeschi ed erano viola scuro, amaranto scuro e verde scuro. L'unica cosa che gli feci una piccola coda, gli dice: ma io non la porterò la coda. Dico: no, professoressa, quando lei si alza tutta i Nobel che sono in frac. L'unica donna è lei che ha il Nobel, e quando va verso il re è giusto che abbia una piccola coda, perché è una cosa regale. Your Nobel Prize in Physiology or Medicine. Mi dà una tale gioia questo lavoro, perché mi fa anche dimenticare i momenti brutti della vita. Quando io disegno sono in estasi, veramente, giuro. Qual è stata la più grande soddisfazione? Guardi, ultimamente, quando ho fatto la mostra a Palazzo Pitti di questi disegni dionisiaci, mi ha mandato una lettera al direttore degli Uffizi dicendo il successo della mostra, eh? Poi dice: possiamo avere l'onore di avere 3 disegni per il gabinetto e le stampe degli Uffizi. Una cosa più bella non mi poteva capitare. Sogno, fantasia, colori, la natura da sempre ispirazione per Capucci. Disegni che prendono forma nei 15 costumi per le creature di Prometeo, per gli interpreti del balletto sulle note di Beethoven, presentato fino a agosto al Festival di Spoleto. Dico sempre ogni mattina quando mi alzo: grazie che ancora posso parlare, guardare, vedere, gioire, avere pensieri, vivere.